Il piano regionale pluriennale per l'adolescenza 2018-2020 è, ma bisognerebbe dire sarebbe, un atto importante di alta politica. Lo è in particolare per il tema trattato, vale a dire appunto l'adolescenza all'interno delle politiche per i giovani e in generale dell'intera programmazione regionale. Ma per lo stato in cui si presenta il documento che esaminiamo oggi, siamo costretti a dire sarebbe. Uno Stato confuso, con uno sviluppo incerto, ricco di citazioni e di spunti, di considerazioni su dati di fatto e di annunci di azioni, con il richiamo costante ad altri programmi sanitari, sociali, educativi, culturali, occupazionali, dei cui effetti però non si dà conto. Un'architettura in parte abbozzata, con alcune affermazioni condivisibili, ma privo di indicazioni precise sulle risorse attivabili, sulle interazioni realizzabili con altre programmazioni di settori dell'intervento regionale e di altri enti a livello istituzionale. In altri termini, il piano pluriennale per l'adolescenza sembra essere come l'oggetto del suo intervento, cioè un po' un adolescente, perché il testo attuale deve crescere, svilupparsi, completarsi, diventare un vero programma articolato come tale. Il documento, privo di un indice, sembra articolato in 5 parti, una lunga premessa con molte citazioni ed una tesi di fondo dichiarata immediatamente. La complessità dell'adolescenza odierna, dalla trasgressione alla delusione. A questa seguono indicazioni molto generiche sulla strada da seguire, contrastare solitudine e individualismo. La rete umana e professionale in sinergia con la rete di internet e istituzioni, scuole, agenzie educative autorevoli, ascolto e partecipazione. Da notare in quest'ultima parte, lunga quasi 3 pagine su una premessa complessiva di 8, cioè circa un quinto del documento, che subito dopo un'affermazione di intenti, collocare in primo piano l'esperienza scolastica e l'ascolto delle nuove generazioni nel contesto all'interno del quale trascorrono gran parte della propria quotidianità, ci imbattiamo in una dissertazione su cosa dovrebbe essere la scuola, con giudizi e considerazioni che, a parer nostro, non sembrano adeguatamente collocati in un testo di questa natura. Alla premessa seguono una sintesi del quadro normativo, le priorità, una descrizione della governance e 10 azioni da attuare. Ecco, quasi 50 pagine ma pochi numeri, molte citazioni e considerazioni pedagogiche e sociologiche non sostenute da argomentazioni o citazione delle fonti, al di là della loro condivisibilità, pochissime indicazioni sugli strumenti da attivare, sulle caratteristiche dei servizi di riferimento. Insomma, tante buone azioni, diverse delle quali apprezzabili per carità, ma anche tanta confusione, secondo noi. Obiettivi di fondo non precisati nei loro contenuti e nel loro sviluppo. Ne è un esempio proprio l'incipit della sezione dedicata alle priorità. Il piano adolescenza intende rappresentare un patto educativo tra i principali soggetti che si occupano di adolescenti. Ma come si attua il patto? Fra chi? Con quali strumenti? Quali impegni delle parti? Con quali meccanismi di valutazione? La stessa definizione imprecisa della governance appare priva di punti certi e di responsabilità precise e soprattutto esigibili. Non intendiamo dire che il lavoro svolto sia sbagliato, ma solamente che è incompleto, abbozzato, non definito e non valutabile. Appunto un piano adolescente che deve crescere, svilupparsi e diventare adulto. Basti pensare al fatto che il piano stesso è completamente privo di dati conoscitivi di riferimento. È vero che l'assessore ci ha inviato il rapporto sociale per le giovani generazioni, molto ricco di dati e informazioni, ma queste non sono né selezionate né lette nei loro fenomeni. Non ci sono punti in cui i numeri vengano elaborati e diventino diventando percorsi, processi reali o previsti. Manca il riferimento a quanto fatto dalla Regione negli anni passati e quali risultati si sono ottenuti. Lo stesso avviene per la parte relativa alle interazioni con la complessiva programmazione regionale. Non si riesce ad evincere e distinguere nel testo quale sia la parte tecnico-analitica e quale sia la rilettura e programmazione politica. Per ognuna delle 10 azioni, alcune senza dubbio interessanti e positive, compaiono riferimento ad atti di programmazione o ad altre leggi o interventi svolti anche da altri enti, ma senza spiegare se e come si possa interagire, senza dire come chi farà o fa cosa aggiungerà questo piano all'esistente. Le stesse risorse, come dicevamo, sono nei fatti imprecisate, salvo ultimi aggiornamenti. Oggi il piano è una risposta adolescenziale al tema degli adolescenti. Dico consapevolmente tema e non problema, volendo sottolineare quella che mi sembra essere una linea di pensiero da parte nostra non condivisibile, che percorre nel linguaggio e nell'approccio il testo, cioè quella per cui l'adolescenza è in misura prevalente disagio.
Senza dubbio questo aspetto esiste e ci sono veri e propri problemi, dalla violenza al bullismo, alle dipendenze, al disimpegno e al disinvestimento su di sé, dall'isolamento individuale di interi gruppi all'esistenza di banlieue sociali. Ma ci sono innanzitutto le potenzialità, le capacità, la vivacità di migliaia di adolescenti. Ci sono opportunità da coltivare e da far crescere libere. C'è un'adolescenza che costituisce prima di tutto un bene comune, irripetibile, principale motore dell'Emilia-Romagna che verrà. Che verrà presto e che dobbiamo augurarci venga restando nella nostra terra, la quale dovrà diventare, più di quanto sia oggi, un territorio youth friendly, quello che non è oggi. A nostro avviso, proprio alla luce di un lavoro importante svolto, ma distante ancora dalle caratteristiche di atti di programmazione, in considerazione dell'importanza delle questioni affrontate della materia, non avendo svolto l'Assemblea, anche nell'attività istruttoria in Commissione, un lavoro a parer nostro sufficientemente accurato, di analisi dei dati, di verifica delle puntualità e delle azioni, il piano, secondo noi, oggi dovrebbe essere ritirato e portato in Commissione. Non come bocciatura, ma per consentirgli semplicemente di passare dallo stato adolescenziale attuale a uno stadio adulto. Dovremmo rinviare la discussione di oggi per arrivare a una stesura più strutturata, forse in parte rinnovata, ma soprattutto chiara e comprensibile nei suori obiettivi. Rischiamo, se no, di non fornire appunto quella chiarezza e quella consapevolezza indispensabile proprio in ogni patto educativo. L'assessore ha senza dubbio strumenti, competenze, risorse e attenzione per sviluppare ulteriormente e adeguatamente, assieme all'Assemblea legislativa, il piano e costruire una proposta più strutturata, comprensibile, attuabile e verificabile. Qualora la nostra proposta non venisse accolta, come immagino sarà, per noi è indispensabile procedere ad alcuni interventi. Infatti abbiamo depositato degli ordini del giorno e un emendamento. In questi ordini del giorno e nell'emendamento vengono assegnate indicazioni attuative precise, almeno rispetto alle misure che possono contribuire alla valorizzazione delle enormi risorse presenti negli adolescenti.